Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un video un po' diverso del solito, perché anche io volevo provare a fare il creiamo insieme, che ho visto che già altre creative l'hanno fatto sul loro canale e mi piace molto l'idea di creare insieme a voi. E quindi vediamo un po' di volevo provare questo perché lo devo fare per una commissione e devo vedere insomma come esce un po' e come escono un po' queste creazioni con la resina. E poi volevo provare anche questo che è nuovo e voglio vedere finalmente come esce. Quindi iniziamo prima ancora di colorare la resina con il colorare le zampine e non so che colore scegliere. Io le farei tipo rosa, partiamo molto soft perché non so come può mai uscire questa zampina. E quindi niente ragazzi, io nel frattempo chiacchieriamo un po'. E io vi ho già detto che sono contentissima che siamo arrivati a 1000 iscritti e vi ho anche detto che farò a breve un giveaway, però insomma datemi un po' il tempo perché devo raccimolare soprattutto un po' di premi, perché non mi aspettavo assolutamente di arrivare a 1000 iscritti e quindi diciamo che non ci ho pensato a prendere dei premi per voi. E quindi ho bisogno di un po' di tempo. Non so se vi siete accorti, ma giovedì non è uscito il video, però perché ho avuto un po' da fare e praticamente non sono riuscita a pubblicare il video perché dovevo pubblicare anche l'altro video su Peek, che è l'altro canale di cui faccio parte. E vi lascio sempre il link, sta sia giù nell'info box. Se schiacciate qui c'è una freccetta giù, lì c'è un box magico, diciamo, in cui vi lascio tutti quanti i link delle varie cose, quindi andate a vedere che c'è scritto nell'info box. E niente, diciamo che su Peek mi occupo principalmente di tutorial con il Fimo, invece qui faccio anche altro. Siamo pronti a colare la resina e io come resina adesso sto usando la Feel Crystal, che è quella della Reschimica, e questa insieme a quella della Resin Pro sono ottime, meglio ancora, migliori ancora rispetto a quelle della Prokima, alle 30 che utilizzavo prima. E quindi vediamo un po', io ne faccio per questa colata 20 grammi di A e 12 di B. Allora, come vedete ho già diviso la resina nei vari birchierini che io già ho dalle altre colate, così faccio sempre gli stessi colori qua dentro. E quindi vediamo un po' di mettere il colore. Io uso questi semplicissimi acrilici così, ecco. Questi qua semplicissimi dei cinesi, e alcune marche colorano di più, altre di meno, però comunque rispetto agli smalti colorano di più. Quindi ne mettiamo un po' di rosso qua e facciamo il rosso. Non vi preoccupate, questo vedete rosso, ma in realtà è già resina precedente, già dura, quindi non vi preoccupate. Questo bel rosso lo dobbiamo utilizzare per le coccinelle. Avevo pensato per i 1000 iscritti, sempre per fare un altro video, diciamo un po' più particolare, diverso dal solito, di fare un video ask, ma siccome ci ho già provato tempo fa e non è andato bene, perché a parte due o tre persone nessuno mi ha fatto delle domande, ho pensato che insomma non è che poi vi interessasse molto insomma la mia vita. E quindi ho preferito non farlo, ecco, anche perché con due domande il video insomma era un po' inutile. Quindi magari adesso che siamo un po' di più, se vi fa piacere e volete magari un video ask, lasciatemi le domande qua sotto nel video o anche magari su Instagram, sempre vi ricordo, mi raccomando di seguirmi anche su Instagram. E niente, se mi regolo che questa volta andrà meglio e quindi magari ricevo un po' più di domande, farò un video ask. Allora, già che ho fatto il rosso e il giallo, e finisco il portachiavi che avevo fatto per il ragazzo mio, che è del Lecce, e quindi ha gli stessi colori della Roma, e quindi giallo rosso. E l'ultima volta che faccio una cosa a doppio. Speriamo che mi esce bene.
Poi, visto e considerato che siamo in vena di parlare, e siccome si sta avvicinando a Natale, voi sapete che io adoro tantissimo fare i video tutorial e i DIY su Natale, se avete qualche richiesta in particolare, tipo, non lo so, un calendario d'avvento, o se volete che vi realizzi qualche decorazione per l'albero, qualcosa in fimo, con la resina, fatemelo sapere sempre giù nei commenti. E come vi dico sempre, siccome il canale principalmente lo guardate voi, mi farebbe tantissimo piacere se quello che faccio piacesse soprattutto a voi, non solo a me, insomma. Ovviamente la mia fotocamera si doveva giustamente scaricare la batteria, quindi non ho potuto, e quindi diciamo che non ho potuto fare delle riprese su tutto quello che ho fatto. Però sto traballando perché vi sto mostrando così a mano tutto il macello che c'è sulla mia scrivania. Guardate che casino. Quindi queste sono le creazioni che ho finito. Ho fatto poi anche i fiocchettini perché mi era avanzata della resina. Le zampette, scusate se traballo, aspettate, ok, le zampette. E poi anche ho finito di fare questo stampo. Quindi come volete ben vedere, il casino regna. Guardate il casino, cioè veramente c'è un macello che veramente è indescrivibile. Quindi tutto questo è quello che succede quando io creo con la resina. E voi vedete sempre la parte, diciamo, sistemata, ma in realtà c'è questo macello. Quindi niente, io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video con scopriamo le creazioni in resina e scopriremo appunto queste creazioni. Vi mando un grosso bacio e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!